Per quanto riguarda il diritto del più forte, questo diritto all'interno dell'antica Grecia era una costante. Siamo chiari, il tema è che il diritto esisteva soltanto entro le mura cittadine. Ciò che stava fuori, le mura della polis, o comunque ciò che stava fuori, il perimetro della polis, l'area della polis, era straniero e ciò che stava fuori dalla Grecia era barbaro. Questo significa che i greci ragionavano, in fin dei conti, nel modo... Del diritto entro la polis, quindi dell'abbattimento del diritto laddove, in fin dei conti questo diritto non esisteva. Quindi non ragionavo neanche da un punto di vista giuridico nel momento in cui si stava fuori dalla polis. Certamente sì, c'è tutto anche il tema appunto dei giochi olimpici o anche da questo punto di vista dell'oracolo di Delfi, Però qui si parla più che altro di religione che influenza la politica e che i greci avevano il rapporto. Quindi attenzione: è interessante notare come questo tipo di sviluppo inteso come mettiamo in discussione il diritto del più forte. Inizierà soltanto a partire dal IV secolo a.C., cioè con Platone. Platone sarà il primissimo che metterà in discussione questo tipo di diritto inteso come diritto del più forte. Beh, ricordandoci che tuttavia Platone è comunque inserito all'interno del mondo greco, quindi anche lui in uno specifico tipo di cultura, una cultura che in fin dei conti vedeva, per esempio, gli schiavi presenti. Però il presupposto è interessante perché se facciamo collegare per esempio la Repubblica di Platone, il Gorgia di Platone o anche l'episodio sull'isola di Melo narrato da Tucilide nella guerra del Peloponneso, possiamo ricavare un'idea da un punto di vista storico di cosa pensavano i greci del diritto del più forte e poi da un punto di vista filosofico una critica a questo tipo di diritto del più forte vagliato tuttavia, se vogliamo, su un senso più filosofico anche da un punto di vista fideistico come lo interpreterà Platone. Ora, la cosa interessante è perché il tema storico, per esempio, appunto, dell'isola di Melo, indica come i greci ragionavano. E attenzione, i greci ragionavano propriamente in questo modo. Laddove tu non ti sottometti, io ti distruggo. Laddove tu, appunto, non sei parte della mia polis, della mia situazione politica, non hai diritti. O in qualche certo modo non hai tanti diritti quanti ne ho io. Pertanto, appunto... La dicotomia, se vogliamo dirla tutta, tra libertà di e libertà da, in fin dei conti nell'antica Grecia, al massimo poteva esistere, ma dentro le mura della polis, inteso come laddove appunto tu sei fuori dalle mie mura o tu sei fuori dal mio perimetro, tu hai solo libertà di fare quello che dico io, soprattutto se io sono il vincitore, appunto magari della guerra, della battaglia. Laddove dunque il più forte domina... Il più forte giudica e il più forte decide. Questa era eh, la base su cui i greci ragionavano. Non è un caso che, appunto, cosa dice Tucidide nell'episodio dei Meli della guerra del Peloponneso, che è l'episodio più classico che ci fa capire appunto come i greci si atteggiavano, perché è appunto l'episodio esemplare. Gli ambasciatori dell'isola di Melo dicono agli ateniesi, noi vogliamo restare neutrali in rapporto tra Sparta e Atene. Gli ateniesi dicono, no, voi non potete stare neutrali. O state con noi o state contro di noi. Da questo punto di vista gli ateniesi dicono subito la terza opzione per voi non esiste. In tal senso esiste o un'opzione o l'altra. O state con noi o state contro di noi. Se state contro di noi, attenzione, perché siete comunque nostri nemici, quindi vi conviene stare con noi e valutare il diritto che noi vi diamo, perché noi abbiamo il monopolio del diritto. Quindi c'era questo senso, il monopolio del diritto gestito appunto dalla città, appunto fautrice del diritto inteso come mia città, non la vostra sicuramente. I medi... Decidono di opporsi, inteso come decidono di non accettare le condizioni ateniesi, e dunque, gli ateniesi cosa fanno? Attaccano i meli, distruggono appunto la città e non solo. Il diritto in quel periodo storico non esisteva, quindi uccidono donne, bambini. Uh, il tema dell'imposizione era un tema classico, tale per cui, certo che c'è imposizione già appunto nel momento in cui tu sei straniero. Ma se tu ti opponi, l'imposizione diventa attuale de facto totalmente. Quindi io ti distruggo e ti uccido. O ti vendo come schiavo, vendo i tuoi figli come schiavi. Questo era dunque il presupposto in cui i greci, su cui i greci riflettevano. Un altro esempio storico, attenzione, badate bene, esiste anche per Sparta. Non è che Sparta nel VII secolo avanti Cristo occupa la Messenia. La Messenia, dalla Laconia va alla Messenia, rende gli abitanti della Messenia schiavi i lotti tali per cui tu devi ora lavorare per Sparta sottomesso a Sparta senza diritti e diciamo noi che cosa devi fare nel momento in cui tu non segui questo tipo di progetto spartano tu sei un nemico di Sparta e devi essere eliminato o comunque sia devi sottometterti sempre e devi essere dunque punito perché sei uno schiavo L'idea dunque della punizione era relegata propriamente a chi non accettava nella logica greca de il diritto del monopolio del monopolista del diritto, appunto la comunità politica. Ecco, è lo stesso motivo per cui si dice tanto, eh, e, chi, e sbaglia chi lo dice, che la democrazia vera nasce nell'antica Grecia. Non è così. Perché dobbiamo sempre ricordarci che in quei 100.000, 400.000 abitanti che c'erano ad Atene nel periodo, per esempio di Pericle, soltanto 10-20.000 erano cittadini, maschi adulti con diritti politici e in fin dei conti tutti gli altri o erano schiavi o erano perieci o erano donne senza diritti politici. Tuttal più l'idea è che anche chi non è cittadino è sottomettibile ed è sottomesso a tutti gli altri cittadini. Quindi la condizione del diritto vale per chi è secondo isonomia è uguale per diritto. Se tu sei una donna, se tu sei uno schiavo, se sei uno dei perieci, da un punto di vista politico sei sotto di noi, non già pari a noi, sotto. Il presupposto è uguale, appunto quello spartano, come poi questo valeva per tutte le polis greche, sulla base anche poi si sì, cambia magari la forma politica, ma questo valeva potevi essere cittadino, come no, e in fin dei conti Sparta si vede ancora perfettamente, o sei spartiata oppure sei sotto di noi gli uguali sono gli spartiati se non sei spartiata non sei uguale quello che accade invece a un certo punto con Platone e questo è interessante perché Platone fa una cosa eh, filosofica, atto un atteggiamento di stampo filosofico, se vogliamo un po' più critico rispetto a questo tipo di eh, applicazione che se vogliamo è anche per molti versi omerica i greci a questo punto di vista ragionavano un po' come Omero, l'idea è che eh, tu sei Appunto diverso da me, magari sei sempre greco, ma straniero. E come Troia che è straniera, i greci arrivano e vogliono appunto conquistarla e poi. Magari vendere i cittadini di Troia nel momento in cui la conquistano eh, come schiavi, eh, stuprare le loro mogli e Achille, da questo punto di vista, uccide tutti gli uomini che può perché l'eroe migliore, tale eroe dunque detiene la verità e questa verità è detenuta solo dai greci, da Agamennone stesso. Questa era la verità tale per cui la verità si trasportava sulla base del fatto che noi siamo greci e aristocratici in questo senso, soprattutto per l'inizio dell'antica Grecia, l'idea degli aristocratici che detengono il monopolio del diritto. Ora Platone fa un'applicazione invece diversa, interessante, un po' diversa e comincia a cambiare le cose. Perché l'idea platonica è probabilmente questa, partendo da un lato dal gorgia attraverso l'esempio di Callicle, dall'altro nella Repubblica, attraverso l'esempio di Trasimaco, Platone fa una connessione tale per cui mette assieme il diritto del più forte con l'utile del più forte. Il diritto del più forte è quello di Gorgia, l'utile del più forte è quello di Trasimaco, tale per cui fa parlare tanto, tanto ehm, Callicle nel Gorgia quanto Trasimaco nella Repubblica per fare in modo che si esemplificano che cos'è questo diritto del più forte e alla fine entrambi più o meno in modo simile escono a dire che il diritto del più forte è il diritto che è proprio di colui che è da seguire e non di meno l'ingiustizia secondo Trasimaco è migliore della giustizia, probabilmente perché chi è ingiusto migliora la sua condizione. La critica di Platone a questo tipo di atteggiamento sarà ma come sarà secondo la bocca di Socrate Platone farà parlare Socrate che attraverso l'ingiustizia tu puoi avere meglio che la giustizia, probabilmente perché Socrate risponderà, ma una città che si struttura sulla giustizia non sarà più tecnicamente legata a un qualche certo tipo di quotidianità del diritto e di comprensione di che cosa fare rispetto all'ingiustizia. Per ribaltare il discorso di Trasimaco Socrate dirà questo: una banda di ladri che seguono un atteggiamento tra loro di gruppo di stampo ingiusto. Attraverso una organizzazione di stampo ingiusto, secondo te riuscirà ad attuare bene appunto il furto? Chiaramente la risposta di Trasimaco sarà evidentemente no. E Socrate dirà: Vedi che anche laddove regna un atto ingiusto, bisogna organizzarlo tuttavia con un atto giusto? Cioè ci deve essere giustizia tra ladri perché se non c'è giustizia tra ladri, c'è qualcuno che tenderà o a eliminare gli altri o a non organizzare bene la situazione perché appunto vorrà magari più. Degli altri, quindi spartire nella, nella spartizione appunto di ciò che si ruba, vorrà avere più degli altri, oppure in fin dei conti vorrà predominare sugli altri. Socrate dirà: Questo non è possibile. Quindi ci vuole un, un certo tipo di realismo del diritto, anche tra ladri tale per cui se vuoi che le cose funzionino, ci serve un tipo di organizzazione e da lì dirà. L'organizzazione politica parte dal presupposto del giusto, non già dell'ingiusto, perché laddove c'è giusto tu puoi organizzare un certo tipo di diritto che si mantenga saldo in piedi. Laddove c'è ingiusto la comunità non si erge, probabilmente perché si tende a ciò che è anarchico, cioè slegato da un principio giusto. E ciò che è slegato dal principio giusto tende appunto a degenerare in una situazione... Di caos, che è poi anche se vogliamo, nel senso mitico, il tema del caos primordiale precedente appunto alla strutturazione degli dei e poi di un determinato tipo di ordine. Quindi, da un certo, tipo, da un certo punto di vista in Platone c'è un, una connessione col senso ufficiale, divino, intendo dire, le divinità olimpiche e ciò che c'era prima, Urano, G, eccetera. Il presupposto, però, è anche un altro: cioè, in Platone c'è una critica filosofica che poi si sì, distingue da un punto di vista logico-argomentativo, ma poi anche da un punto di vista dell'orfismo, perché Platone fa rientrare anche l'orfismo, tale per cui c'è anche l'idea della reincarnazione, quindi se tu agisci in un modo giusto o ingiusto, questo pregiudicherà la tua situazione nella vita successiva, cioè Platone dice tu ti rincarnerai, questa era la sua credenza, che è anche la credenza generale orfica, anche pitagorica, non è che Platone è il primo a collegarsi a questo tipo di atteggiamento orfico, anche Pitagora e i pitagorici avevano fatto, tale per cui se tu ti rincarni, Devi sapere che le tue azioni sono legate alla tua responsabilità. Quindi, laddove tu imponga un utile del più forte, devi ricordarti che è molto probabile che laddove questo diritto regni, regni ingiustizia, ma se regni ingiustizia la tua anima verrà contaminata dall'ingiustizia, perché la tua anima è parte di te, o meglio, è te. Quindi, se regna nella tua anima ingiustizia, tu ti rincarnerai male, non già bene, non già diritto, ma storto. Tale per cui, attenzione quindi a ciò che fai, perché quello che fai pregiudicherà, porterà una conseguenza una tua reincarnazione migliore o peggiore quindi partendo dalle parole di Gorgia, il diritto del più forte e di, eh, scusate, partendo dalle parole di Callica nel Gorgia, il diritto del più forte e di Trasimaco nella Repubblica, Platone smonta questo tipo di atteggiamento del diritto del più forte dicendo, in fin dei conti non solo da un punto di vista argomentativo come abbiamo visto, ma anche da un punto di vista fideistico, filosofico-fideistico filosofico-religioso la reincarnazione se tu agirai male, ti reincarnerai male o molto probabilmente male. Se in ogni caso per Platone male, se tu agirai bene, ti reincarnerai bene. A te la scelta. Scegli dunque che cosa vuoi fare con la tua vita. Scegli dunque che cosa vuoi fare con la tua anima. Questo atteggiamento, capite bene, mette un attimo in condizione di riflessione ciò che c'era prima. Perché ciò che c'era prima era solo il diritto del più forte mai discusso. Platone comincia a discuterlo, Platone comincia a farlo in una maniera filosofica per cercare di capire ciò che tiene filosoficamente, ciò che è la verità, perché la verità pone il giusto, la falsità pone l'ingiusto e laddove c'è verità dobbiamo seguire il giusto. Se vogliamo, da un certo punto di vista è anche una critica all'ideologia greca da parte di Platone, all'ideologia greca che poneva la verità come una verità del diritto del più forte e in realtà questa verità a un certo punto va discussa perché anche Socrate la discute non è un caso che lo stesso Platone poi all'interno delle leggi faccia parlare tre individui diversi non della stessa città nemmeno che sono appunto l'ateniese e lo spartano e appunto colui che viene da Creta sono tre realtà diverse stranieri che tuttavia hanno qualcosa in comune il dibattito il confronto Mettere in discussione se stessi l'argomentazione. Ciao!